Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, non me lo segno proprio. Se è una cosa... Non mi preoccupare. Domenica 17 novembre 2024. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Perché ho iniziato questo video con l'epica scena di Non ci resta che piangere? Perché questa mattina stavo osservando un video di Gianluca Gregis, il Greg. Il Greg raccontava del fatto che adesso è partito, va a vivere a Isla Margherita e ha parlato del fatto che sta facendo dei progetti per il futuro, però che questi suoi progetti per il futuro si fermeranno al 2030, perché lui sostiene che dopo il 2030, come ha detto quel vecchio a Davos, non ci sarà più nulla. E allora mi è venuto in mente questo, diciamo, questo leitmotiv che va avanti praticamente dall'inizio dei tempi, quando si diceva mille, non più mille, arriva l'anno mille e arriva la fine del mondo. Poi, ai tempi di Savonarola, nel 1400, 1500, trovavi questi santoni che venivano lì e ti dicevano: ricordati che devi morire, ricordati che il mondo sta finendo. Poi, per non andare troppo lontano, chi come me è appassionato di lettura dei modi, tradizioni, ad esempio i tempi degli anni 60 e 70 con la guerra fredda, con il pericolo della bomba atomica, questa bomba atomica che avrebbe distrutto, raso al suolo tutto il mondo, probabilmente sarebbe successo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Poi, senza andare troppo lontano, io mi ricordo la notte del 31 dicembre 1999. Stava arrivando il secondo millennio e anche in quel momento si diceva che tutto sarebbe finito. Il primo gennaio 2000 il mondo sarebbe finito. E invece sono millenni, sono praticamente quasi ere geologiche, se le andiamo a calcolare per come sono cambiati i tempi. Sono ere geologiche che continuamente c'è qualcuno che dice che il mondo si fermerà, che non avremo scampo, che sarà tutto finito, che arriverà la bomba nucleare, che arriveranno gli alieni, che i grandi poteri del mondo fermeranno tutto. Eppure non è mai successo nulla. È come se continuamente
ci dicessero: ricordati che devi morire, ricordati che tutto finirà, ricordati che il mondo è in mano a dei malvagi che vogliono la tua distruzione entro il 2030. E poi nessuno mette in dubbio che a governare realmente il mondo ci siano dei pazzi, dei depravati, degli incoscienti, della gente che ha delle perversioni schifose, che probabilmente, come dicono, vuole la riduzione da 7 miliardi a 3 miliardi della popolazione mondiale. Sicuramente ci sta questa volontà, ma ho sempre pensato che il sentimento di sopravvivenza dell'uomo avrà sempre la maggiore. Quindi, ritornando al discorso iniziale, penso che quello che dice Gianluca Gregis, che lui sostiene che farà progetti soltanto fino al 2030 perché accadrà un cataclisma terribile, io non sostengo questa ipotesi. Logico che ci saranno delle rotture di palle, delle crisi comandate come la crisi del 2008, del 2011, come la crisi dopo le Torri Gemelle. Queste cose qui sicuramente ci saranno perché ci sono sempre state nella storia. Ma il cammino dell'umanità fondamentalmente non sarà fermato. E non lo sarà né nel 2030, né nel 2100, né nel 2200, né nel 3000. Perché poi i cambiamenti sì, ma è nella natura dell'uomo accettare comunque soltanto i cambiamenti in positivo. I cambiamenti in negativo a volte attecchiscono, ma non durano. Le dittature sono sempre crollate, i regimi sono sempre crollati, gli stati di polizia sono sempre crollati. Quindi io credo che sconvolgimenti ci saranno, ma non in una maniera così estrema. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.